Salve amici e bentornati alla mia bottega. Vi presento il problema del giorno. Io ho questo furgone che ha un rimorchio e io questo rimorchio lo vorrei agganciare anche a questo trattorino che ho. Il problema è che il furgone ha questo gancio e il rimorchio si aggancia con questo controgancio che non può andare sul trattore perché al trattore ci si attacca con questo gancio. E come risolvere questo problema? Inventiamoci qualcosa, sigla! Fortunatamente ho questo vecchio gancio di un altro furgone che ho avuto prima e tanto per cominciare tagliamogli la testa. Approfitto di questo lavoro che devo fare per farvi conoscere meglio alcuni prodotti che già vi ho fatto conoscere. Si tratta dell'olio cotto e dell'ossidante per metalli. Ovviamente questi prodotti li potete trovare, come quasi tutto quello che uso, nel sito, nel catalogo di Antichità Bel Sito. Ed eccola qua. Questo oggetto che sto creando non soltanto sarà utile per trainare con il mio trattore qualunque oggetto sia trainabile con un'auto o un furgone, quindi anche roulotte, anche qualunque cosa, non solo rimorchi, qualunque cosa che sia trainabile con un'auto o un furgone, ma sarà utile anche a trainare, farà anche da gancio per quello che è trainabile con il trattore, quindi con questo oggetto il mio trattore diventerà universale, sarà in grado di trainare pressoché qualunque cosa. Prima ho fatto uno smusso alla base della testa che ho tagliato e ora faccio la stessa cosa a questa barra da carpenteria. Questo perché dovrò saldare assieme questi due pezzi e la saldatura entrerà in questo smusso e aderirà meglio, questi due pezzi si uniranno meglio. E ora questo grosso ferro, questa grossa barra da carpenteria, la pulisco per bene con la spazzola d'acciaio e guardate già come diventa molto più bella. Questa grossa barra da carpenteria è quello che mi è avanzato dal più grosso lavoro come fabbro che ho fatto nella mia vita. Quindi il più grosso da quando sono nato fino ad ora, ma spero che sia il più grosso anche da ora fino a che me ne andrò da questo pazzo mondo, perché è stato un lavoro davvero da follia. Ora vi faccio vedere cosa ci ho fatto. Si tratta del cancello della mia casa, come vedete ho un po' esagerato, me lo sono fatto da solo. 2 anni e mezzo di lavoro a tempo perso, quando non avevo nulla da fare perdevo tempo qua. Ma questa barra non è stata usata per la parte bassa ma per la parte alta. Sopra, come vedete, c'è questo arco di edera e qua sull'angolo ancora si vede un pezzettino della struttura che tiene su questo arco di edera. Ecco, questo ferro è lì sotto. Tutto piegato a mano, non ho macchine per piegare i ferri, tutto piegato a mano. Purtroppo quando ho fatto questo cancello ancora non facevo video, per cui il mondo non vedrà mai come ho fatto a farlo, però vedrà come sto facendo a fare questo gancio. Ora comincio a fare la saldatura, prima faccio 3 punti, saldo in 3 punti. E poi quando sono sicuro che oramai la posizione è ben salda, prendo questo ferro e lo posto più comodamente sul tavolo da lavoro dove posso lavorare orizzontalmente. E ora cerco di far entrare quanta più saldatura possibile, quanto più metallo possibile all'interno dello smusso che ho fatto prima, che ho fatto appunto per questa ragione. Più metallo mi entrerà in quello smusso e più sarà resistente questo gancio, che sarà ovviamente importante che abbia la massima resistenza possibile perché dovrà trainare dei grossi pesi. A questo punto mi serve che qualche centimetro più in basso della testa ci sia un anello che faccia da fermo e per l'occasione lo faccio coincidere esattamente sulla saldatura, che già mi farà da primo abbozzo di anello la saldatura che ho fatto, e poi mi serve anche per nascondere appunto che ci sono delle saldature. Fermo con un punto di saldatura questo grosso fil di ferro da 5 mm
E poi aiutandomi con questa pinza a giratubi lo piego tutto intorno. Uso questa pinza sia per fare più forza, sia perché questo ferro ora è arroventato e assolutamente non è il caso di toccarlo. Quando finalmente ho fatto tutto il giro, posso collegare la massa e fisso questo grosso fil di ferro con un punto di saldatura. E a questo punto posso fare tutto il giro intorno, saldare tutto intorno perché dovrà essere fissato in maniera molto salda, quindi sarà indispensabile fare tutto il giro intorno, soltanto sotto, non sopra, per una questione di estetica, così sembrerà che sia una cosa più leggera e volante. Oramai l'avete capito che sono una persona piuttosto vanitosa, per cui voglio che sia bello, anche se in realtà è soltanto un accessorio per un trattore agricolo, per cui non sarebbe indispensabile guardare al bello, ma come vedrete fra poco baderò molto anche all'estetica. E ora tento di tagliare con un tronchesino questo fil di ferro a 5 mm, ma poi mi rendo conto di non avere i superpoteri e mi accontento di farlo con la smerigliatrice angolare. Ed ora diamo una bella rifinita a questa saldatura che non è esattamente la migliore della mia vita. Vediamo a che punto siamo. Questo è il gancio del trattore e questo perno dovrà andare qui. Ok, stiamo andando decisamente bene. Ed ora devo fare un foro esattamente qui. E quando dico qui, io intendo qui, proprio qui. In pratica ho marcato il punto in cui devo fare il buco con il trapano con un punzone. Senza fare prima questa punzonatura sarebbe impossibile fare un buco con il trapano su una superficie tonda come è questa barra. Invece facendo prima questa punzonatura, come vedete, la punta non mi fa nessun scherzo, se non il fatto che mi si blocca ogni tanto, come vedete e come vedrete. Prima faccio il foro da 6 mm e poi lo ripasso da 10 mm perché il mio trapano a colonna, un po' come tutta la mia attrezzatura, è da due soldi. Ho un'attrezzatura molto numerosa, molto vasta, ma sono poche le macchine che ho che siano davvero costose, davvero di grande qualità. Però anche se non sono di altissimo livello, il mio scopo lo raggiungo e il foro riesco a farlo, anche se piano piano. Un errore che faccio in questo caso è di fare metà foro da una parte e metà dall'altra. Non è così che avrei dovuto fare. Fatto bene o fatto male, comunque oramai l'ho fatto, per cui posso tagliare via quello che c'è di troppo e taglio un paio di centimetri più in basso rispetto al foro che ho appena fatto. Se invece che avere questo taglio netto avessimo una punta arrotondata, sarebbe molto più semplice inserire questo perno, per cui arrotondiamo. E quindi prendo ancora una volta la smerigliatrice angolare e faccio questa arrotondatura, questa stondatura. È bello fare tutte queste scintille in una bottega piena di alcol, acetone e tante altre sostanze più esplosive che infiammabili, ma così è. Cerco di stare più lontano possibile dall'angolo dove conservo queste cose e cerco di fare la massima attenzione. Ok, credo possa bastare. Ed ora che dite? Un minimo di svasatura su questi buchi ce la facciamo? C'è anche il rischio di farsi male con le barbe, per cui meglio fare una svasatura. Oltre che il perno che andrà messo di traverso sarà più facile da inserire. Non avendo uno svasatore per metallo, faccio questo lavoro con una punta a ferro molto più grande di quella che ho usato per fare il foro. Ok, molto meglio. A questo punto pensiamo un pochino anche all'estetica. Non voglio più vedere tutte queste saldature, tutte queste
macchie chiare, quindi con un bello ossidante facciamo una bella ruggine istantanea e via. Questo prodotto già ve l'ho fatto conoscere in un video che ho fatto tempo fa, che vi compare ora nella scheda in alto a destra. Non so se vi compare ora, io la metto, l'ho messa in quel momento, ma credo che le schede compaiano quando gli pare, non quando le metto, le programmo io. Comunque, in un attimo, come vedete, riesce a creare del vero e proprio ossido istantaneo e guardate che bel effetto. E ora qua ho visto che non ce lo prende, evidentemente è un po' grasso, quindi con dello Scotch Bright gli do una bella pagliettata e vediamo se così riesce a prenderlo. E lo facciamo tutto bello nero. Ecco, un po' meglio. Sì. Ovviamente prima di afferrare il fusto per trattare la testa di questo perno ho aspettato che si asciugasse bene, altrimenti avrei dovuto usare dei guanti, ma è meglio aspettare che asciughi per bene. Come vedete ora lo prende, anche se non benissimo come sotto, non so bene che metallo è. La barra da carpenteria è ferro e si è ossidata benissimo, questo qui è un metallo un po' più difficile da ossidare. Ok, mi piace. Ora aspetto qualche minuto e quando sono sicuro che oramai è perfettamente asciutto, prendo l'olio cotto e gli do una bella passata, sia per lucidare e dare un aspetto più piacevole, anche se stiamo parlando di un gancio per un trattore, quindi l'aspetto magari non ci interessa più di tanto, ma a noi piace fare le cose belle, ma soprattutto serve a fermare questa ruggine artificiale che ho fatto, perché altrimenti andrebbe avanti e piano piano nel giro di qualche secolo si mangerebbe tutto il gancio. È tale lo spessore di questo metallo che ci metterebbe davvero tantissimo tempo. Ora questo lavoro lo sto facendo nel mese di gennaio, motivo per cui questo olio cotto ci impiegherà un secolo a seccare, ad indurire, altrimenti nei mesi estivi lo mettiamo al sole e nel giro di poco tempo si indurisce per effetto dei raggi ultravioletti. Ora il processo è molto più lungo. Comunque, ecco il lavoro finito, finalmente. Per quanto mi riguarda il lavoro è finito così, ma ci sono altre informazioni che posso darvi sull'uso di questo ossidante, per cui parliamone ancora un pochino. Magari io voglio un effetto anticato un po' diverso, così non mi piace, mi piace un effetto con più chiaroscuri. Io posso prendere lo Scotch Bright, questo è a grana fine, se non fosse sufficiente posso prendere anche questo a grana più grossa, vediamo che succede con questo a grana fine. Do una bella sfregata. In pratica quello che sto cercando di fare è di portare via l'ossido dalle parti più esterne e lasciarlo negli incavi per creare un bel effetto anticato. Ok, diamogli un po' d'olio così vediamo l'effetto. Ok, effettivamente ha fatto, ma non tantissimo, per cui posso aumentare usando la grana più grossa. In questo ovviamente non c'è una regola, potete modulare l'invecchiamento come piace a voi a seconda del vostro gusto, potete fare più o meno sfregando di più o di meno con una grana più o meno grossa come piace a voi. Ed ecco qua che ora l'effetto è decisamente più visibile. Questo trattamento ovviamente può essere fatto anche per ferri che vanno in maniera permanente all'aperto, quindi non so, cancelli, inferriate o quant'altro. Se sono arrugginiti e lo volete trattare in maniera che si conservi a lungo, potete passare del convertitore per la ruggine
e di tanto in tanto potete dargli un po' di olio cotto e questo cancello, questa inferriata si conserverà molto più a lungo. Guardate che bell'effetto che è venuto. Ok, e ora abbiamo finito per davvero. E a questo punto non ci resta che mettere la coppiglia ad anello per assicurarlo che non esca mai dal suo foro e siamo pronti ad andare a provare se funziona. Quanto ci sta brutto questa coppiglia zincata! Chissà se l'ossido ci prenderebbe, quasi quasi farei una prova. Ma sì, ce l'ho qua, vediamo. Allora, ha funzionato! Via, andiamolo a provare. Allora, vediamo. Ci va perfettamente, così però non è sicuro perché se aggancio qua sopra, questo può uscire e si può sganciare. Quello che posso agganciare qua non ci sono problemi, quindi posso ancora trainare tutto quello che è trainabile con un trattore. Però qui non va bene, a meno che ci metto la coppiglia. Metto la coppiglia e questo non esce più, quindi posso trainare anche tutto quello che è trainabile con un'auto o un furgone. Ma vediamo se funziona, vediamo. Allora, questo è il rimorchio. Prima dovrebbe essere messa questa corda d'acciaio, che in genere va messa così, ma in questo caso ho il lusso di poterla mettere in maniera molto più sicura. Ecco. Ok. E ora aggancio il rimorchio ed eccolo qua. Perfetto, no? Che vogliamo di più? E ora sì che posso trainare tutto. Però c'è ancora qualcosa che bisogna approfondire sull'uso di questo ossido, perché abbiamo visto che si forma in maniera istantanea. Ma quanto è resistente? Capiamolo meglio. Come abbiamo visto, è in grado di trattare sia il ferro grezzo che il ferro zincato. Ora tratterò metà di questo golfare e vediamo che succede. Ecco qua. Vedete che si è immediatamente formato dell'ossido, ma non è una vernice, è un vero e proprio ossido e infatti vedete che è immediatamente resistentissimo. Posso stregare quanto voglio con questa è semplicemente carta, ma se fosse vernice me la porterei via immediatamente. Soltanto se vado a stregare con un abrasivo, allora riesco a portarmelo via. Ora è stato abbastanza semplice perché appena fatto, ma fra qualche ora sarebbe molto più difficile anche con un abrasivo portarlo via. Poi bisogna dire che il ferro ossidato forma una ruggine che con il tempo andrebbe avanti, al contrario di quello che succede con il ferro zincato. Si forma questa patina di ossido e lì si ferma. Invece il ferro andrebbe avanti. Invece, trattando il ferro con l'olio di lino cotto, che è un olio essiccativo, quindi diventa come fosse una vernice, si indurisce e proteggerà per molto tempo il ferro dall'ossidazione perché impedisce all'ossigeno appunto di combinarsi con il ferro ed è un trattamento molto durevole, per cui è un ottimo sistema per proteggere, come ho detto prima, inferriate, cancelli e quant'altro. Questi prodotti ovviamente li potete trovare da Antichità Bel Sito e quindi ve li metto nel primo commento e lì vi metto tutto quello che vi può servire. Ed anche questo lavoro è concluso e se avrete un oggetto così anche voi sarete in grado di rimorchiare qualunque cosa. Ciao! Senti, questa sera andiamo insieme al ristorante. Ah, allora andiamo al cinema. No, che dici, due salti in discoteca? Andata male, eh? Eh sì! Vuoi provare con questo? Ma quanto sei simpatico!